Questa è una magnifica via verde, qui stiamo calpestando 2000 anni di storia praticamente, dai Sanniti, i Romani e poi nel corso del tempo pellegrini e transumanti. Vedo dei cavalieri che si stanno avvicinando. Buongiorno. Nicola, ma sei tu? Ingrid! Ciao! Stavamo percorrendo questo tratturo. Beh, il tratturo, tanto guarda che belli. Sei su un monumento archeologico. Questa era una via verde già guardata dagli italici, dalla civiltà sannita, che era una civiltà ricca perché erano grandi allevatori. Dopo i Longobardi si sono insediati dentro la cinta muraria sannita e così via. Il castello di Pescolanciano che tu vedi ora, sì. Ebbene, è sorto dopo un terremoto. Il villaggio medievale da qui si è spostato a dove è oggi il castello e il paese di Pescolanciano. In pratica, dal tempo dei Sanniti al Medioevo ad oggi, queste vie tratturali hanno disegnato l'insediamento umano, perché erano le vie dei pastori. Oggi vediamo purtroppo un po' un degrado di queste grandi vie. La transumanza certo è la principale fonte di reddito, no? dei pastori dell'Appennino, questa parte appenninica, sì. Dal 1400, metà del 400, fino a tutto il 700 è fiorita grazie all'allevamento. Tu sai quanto è largo il tratturo? No! Guarda, qui lo puoi vedere, è una delle aree tratturali meglio conservate dell'Appennino abruzzese molisano. Da quella siepe all'altra siepe è nella sua larghezza originaria 111 metri, 60 passi napoletani antichi, 111 metri. E di lunghezza? 127 chilometri, questo è il Castel di Sangro Lucera, ma accanto, poco a nord, c'è il Celano Foggia che pensa è 207 chilometri. Senti, ma io volevo sapere, voi stavate facendo una passeggiata a cavallo, ma qui vengono tanti turisti, immagino. Diciamo che noi organizziamo appunto queste passeggiate lungo i tratturi, altri percorsi per far conoscere il territorio, la maggior parte sono stranieri, vengono dal nord Europa. Ah, dal nord Europa? Sì, sì, Olanda, Germania. E io organizzo queste escursioni di una settimana e li portiamo in giro per far conoscere i nostri territori. C'è la possibilità, diciamo, di scoprire a cavallo un territorio che altrimenti nessuno conosce. Complimenti. Grazie. E allora, da qui si vede il castello, io direi a questo punto di proseguire e di andarlo a visitare. Buona visita al castello. Grazie Nicola, ciao. Buona passeggiata, ciao, Nicola. Ciao a tutti. Arrivederci. 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 Come dicevamo prima, il tratturo qui attraversa il paese di Pescolanciano. Il corso coincide praticamente con il tratturo. Ma perché i castelli sono legati poi ai tratturi? Sono legati ai tratturi perché i castelli nascevano su postazioni strategiche e quindi chiaramente nel corso dei secoli hanno avuto funzione di controllo proprio sui tratturi. Eccolo qui il castello d'Alessandro, appunto, beh, situato su una rocca, no? Su una rocca, sì, una posizione molto, molto strategica. E qui c'erano praticamente solo pastori. Solo pastori, sì, è un'economia legata sostanzialmente alla pastorizia perché sono luoghi di montagna in cui l'agricoltura non ha una resa particolare. Sì. Invece adesso entrando nel castello vedo un signore, chi è? Qui è Stefano Bussi ed Alessandro, uno degli eredi della famiglia d'Alessandro, che ci racconterà cose molto interessanti, aspetti un po' particolari di questo castello. Interessante! Ciao Stefano, buongiorno! Ciao! Che bello, ciao, qui! Ciao. Ma c'è ancora il ponte levatoio? Senti Stefano, ma una curiosità, in ogni castello che si rispetti c'è sempre la storia di un fantasma, non dimmi che c'è anche qui. No, guarda, fantasmi, io preferisco parlare di eventi inspiegabili, anche perché io qua dentro ci vengo a dormire, quindi scusa. Per esempio ti racconto, l'anno scorso, a ottobre, noi siamo sotto la sala del tromo, e all'improvviso abbiamo sentito iniziare a muovere sedie, tappeti. Io sono una persona molto scettica, però sì, devo dire che non ho avuto il coraggio di salire su. Senti, ma si può fare qualche nome? Cioè, chi potrebbe essere? C'è qualche indiziato? Lui non si è mai presentato, o loro, questo è sicuro. Però è una storia millenaria che parte dall'anno 1000, le prime informazioni sono dell'anno 1000, quindi abbiamo avuto cavalieri templari, abbiamo avuto vescovi, generali borbonici. So che qui è venuto anche il Mommsen. Il Mommsen, sì. Storico tedesco. Potrebbe essere stato anche lui, chi lo sa. Quindi entrando parliamo in italiano o in tedesco? Loro
Secondo me se parlano, parlano in napoletano. Quindi...